Ben ritrovati ragazzi dal vostro Open Titus, siamo tornati nuovamente a parlare di Ubuntu 18.4.1 LTS, ma in questo caso abbiamo la versione LXDE, quindi stiamo parlando in una fattispecie di Ubuntu 18.4.1. Bene, quali sono le grandi novità di questa distribuzione rinnovata? Allora, innanzitutto, vabbè, come vedete l'interfaccia grafica l'ho cambiata, per cui ho installato più temi, quindi per questo motivo vedete un po' diverso, un po' cambiata, ma a parte questo, le principali divergenze, innanzitutto andiamo ad aprire System Profile Benchmark, così ci rendiamo conto anche di che macchina stiamo utilizzando. Vedete, è un dual core da 1,6 GHz e abbiamo installato come distribuzione 18.4.1, sempre rigorosamente LTS. E abbiamo 2 GB di RAM dedicato e con Ubuntu, o meglio con la versione LXDE, quindi con Ubuntu va benissimo. Infatti adesso, mentre faremo le nostre principali operazioni di testing, faccio vedere anche come si comporta. Ho sbagliato, andiamo ad aprire gestore processi. È ovvio che Ubuntu si comporta, direi, benissimo, sempre su. Bene, così abbiamo una chiara panoramica di come si comporta sia la CPU che la memoria RAM. Vedete, in standby si può dire, anche se comunque il computer già è stato avviato un bel po', ho aperto già altre applicazioni, quindi diciamo che all'avvio di 200 MB e sono davvero pochi, quindi questo permette al computer di rimanere sempre snello, leggero, è molto rapido anche nell'apertura delle applicazioni. Se ad esempio andiamo ad aprire come applicazioni il browser, che è una delle applicazioni forse più pesanti, vedete che la CPU aumenta notevolmente, ma a differenza di Ubuntu l'utilizzo della CPU è sicuramente meno gravoso. Allora, cerchiamo di andare ad esempio su YouTube. Sappiamo che è un sito, io utilizzo sempre molto spesso YouTube perché è un sito che stressa davvero molto il PC, specialmente quando faccio partire un video. Infatti adesso vedrete come andrà sempre di più a salire. Bene, andiamo sempre da buon Andrea Galeazzi, facciamo anche un po' di pubblicità. Bene, vediamo anche nell'apertura del video come andrà a caricare. Muto e così non andiamo, ed ecco che la CPU, il livello CPU sale, andando quasi ad attestandosi attorno al 90-100%, però la memoria comunque si mantiene RAM attorno agli 800 MB. Tenete presente che su Ubuntu lo stesso identico test fatto arrivava addirittura anche a 1500-1600 di memoria RAM, invece qui si attesta attorno ai 1000-1100. Quindi sicuramente una notevole differenza. Bene, possiamo chiudere e vedete come si ristabilizza il tutto, la scende e anche l'utilizzo della CPU. Per quanto riguarda le migliorie in ambito grafico, sull'Ubuntu se ne vedono ben poche, se non il fatto che sia stato completamente rimosso l'Ubuntu Software Center. L'Ubuntu Software Center io lo apprezzavo molto perché vi permetteva di poter trovare le vostre applicazioni in maniera molto più facile e anche leggera. Invece adesso abbiamo questo software che è presente già dalla prima installazione. E questo, a differenza di Ubuntu Software Center, si avvicina molto ad Ubuntu Software Center, quindi questo significa che va a consumare più risorse. Infatti adesso vi faccio vedere anche come carica sia la CPU che anche la memoria RAM. Inoltre vi faccio vedere anche l'installazione di un'applicazione che risulta essere anche più lenta. Cerchiamo ad esempio di installare un giochino qualsiasi. Proviamo ad installare questo Tetris.
perde un pochino a differenza dell'Ubuntu Software Center, che è davvero molto affidabile e veloce. E dalla versione 18.4.lts non è più possibile trovarla nemmeno nel gestore software. Invece prima con Ubuntu 16.4, stiamo parlando sempre di versioni LTS, avevamo la possibilità di trovarlo, ma adesso è stato, ahimè, rimosso. Certo, sicuramente cercando guide online su internet sarà possibile trovare magari il suo pacchetto demo, ma bisogna vedere sempre la compatibilità, perché un problema che ho riscontrato sulla versione 18.4, che è l'ultima più aggiornata, è la compatibilità delle applicazioni. E siccome è un sistema del tutto nuovo, è ancora diciamo in fase, si può dire, quasi beta, anche se c'è già la LTS, però non abbiamo la stessa compatibilità sicuramente di applicazione a differenza del 16.4, quindi sicuramente sotto questo aspetto va a discapito. Però ovviamente su un PC datato come il mio, uno Spire 5620, stiamo parlando di un PC di più di 10 anni fa, riusciamo ugualmente a tenerlo sempre comunque aggiornato. Tenete presente che l'aggiornamento potete trovarlo o scaricando direttamente la versione 18.4 LTS, oppure scaricando la ISO della 16.4, e poi dopo fate un paio di aggiornamenti vi chiederà l'avanzamento.